E ritorniamo in diretta qui dal Salone del Libro con Dentro i Secondi, in una location diversa dal solito, in un formato diverso dal solito, perché c'è Vi siete Matteo acclimatati intanto. Alla grande. Fa fin troppo caldo. Alla grandissima, dicevo appunto in una versione diversa, con Matteo in un orario diverso, perché di solito andiamo in onda il lunedì sera dalle 21 alle 22.30, e così anche ci abbiamo piazzato lo spot del programma. E abbiamo salutato Federico Vergari, accogliamo adesso con noi Danilo Baccarani, che è un appassionato di storytelling, di racconto dello sport. Qua me l'hanno venduto come un'enciclopedia vivente dei mondiali, mi hanno detto anche delle Olimpiadi, grande amico di Dentro i Secondi, perché era già stato nostro ospite. Ciao Danilo. Ciao, ciao a tutti, grazie per l'invito e saluto tutti gli ascoltatori. E sei qui per presentare qualcosa di molto importante che potremo gustare proprio sulle frequenze di Radio Bequit. Prima non l'abbiamo spoilerato, ma mi sa che è il momento di questa presentazione. Cosa sei venuto a presentare qua? Allora, diciamo che quest'anno ci siamo un po' spinti oltre, perché ci sono due eventi importanti a livello sportivo, che sono gli europei che partiranno tra un mesetto e le olimpiadi che partiranno a fine luglio. Abbiamo deciso di parlare di olimpiadi, visto che è un tema che insomma appassiona ed è più trasversale rispetto soltanto a quello degli europei, e credo, senza timore di smentita, che gli argomenti che verranno affrontati saranno, diciamo, ingaggianti per le persone che li ascolteranno. E di cosa si tratta? Quindi diamo il titolo, te lo faccio annunciare a te. Allora, è Campeon, diciamo, storie olimpiche, se vogliamo. Sono 10 episodi, tutti gli episodi partono da un personaggio o da una squadra che hanno scritto una pagina di storia delle Olimpiadi, e diciamo che non ho proprio scelto di parlare dei classiconi, ecco, perché bene o male la storia, insomma, la sappiamo, la conosciamo, quindi ho preferito andare alla ricerca di storie un pochino più di nicchia, sperando di incontrare il favore di chi ci ascolterà, ecco. Sì, allora, anche perché sapere quali sono gli atleti che andremo ad incontrare a Parigi 2024, al di là dei super, no, super famosi, può essere anche un altro modo per instradare a conoscere la passione sportiva, perché immagino che nel tuo programma si andrà a parlare di come si sono preparati, quali sono state le difficoltà, no, nell'allenarsi. Allora, partiamo dal presupposto che parlerò di Olimpiadi 2024 molto poco, nel senso che io penso che se qualcuno vuole prepararsi all'avvenimento, i grandi appassionati sono già preparati e sanno tutto di tutto, quindi bisogna andare sul racconto proprio delle imprese. Allora, possiamo parlare, sì, sicuramente parlerò di atleti che hanno fatto la storia, che la faranno, perché ci sono degli atleti, ad esempio parliamo di Jacobs, per dire, che ha fatto quella cosa incredibile alle Olimpiadi di Tokyo, o anche lo stesso Tamberi. Le riporto più su storie più vecchie, ecco, più vecchie dico proprio vecchie, nel senso che partiamo dal 1912, saltiamo al 56, cerco proprio di coprire tutto l'arco costituzionale dei giochi olimpici, addirittura dall'antica Grecia in alcuni casi, perché quando si parla di maratona non si può parlare che non di Grecia. Cioè, qual è la storia che magari ci vuoi un pochino spoilerare, che magari ti ha colpito, anche tu che la conoscevi, che la conosci bene, ma che pensi che abbia quel retrogusto particolare, che magari molti potrebbero non conoscere e con te potrebbero scoprire, e potrebbe anche magari dare un insegnamento, far capire qualcosa di particolare? Ma allora, di quelle che abbiamo registrato fino adesso, ce ne sono due a cui sono molto affezionato, perché una è, che è la prima poi che andrà in onda, e racconta di questo maratoneta giapponese del 1912, che sul più bello di una maratona incredibile come quella di Stoccolma, dove pare ci fossero 42 gradi all'ombra, a un certo punto si rifugia in un cortile di una famiglia svedese che intenta fare un picnic, e niente, insomma, succede una cosa e ne succedono poi a seguire. La storia è molto romanzata, perché dobbiamo immaginare un mondo completamente diverso, in cui gli atleti si preparavano in maniera diversa, molto meno specifica, molto meno tecnica, e dove un uomo che parte dal Giappone per andare a fare le Olimpiadi a Stoccolma prende la Transiberiana, prende tre traghetti e arriva dopo 20 giorni, in cui non si allena, in cui si alimenta male e arriva a una maratona, cioè 42 chilometri,
in uno stato fisico differente da quello in cui possiamo immaginare arrivino gli atleti di adesso. In un contesto, voglio aggiungere, di crudeltà da parte degli organizzatori non indifferente, perché impedivano letteralmente, no, aiuti come, no, viveri durante la corsa, cosa che sì, oggi insomma... Sì, perché, sarebbe... perché nelle Olimpiadi precedenti, quelle famose di Dorando Pietri, Pietri venne, entrò nello stadio e venne aiutato dai giudici perché era stravolto, non riusciva più a stare in piedi, eccetera, e gli diedero anche da bere. Quindi le Olimpiadi, dalle Olimpiadi successive si decise che gli atleti non potessero essere aiutati in alcun modo. E è una crudeltà, ovviamente. Poi, per fortuna, si è passati ai banchetti dove ci si può rifocillare con delle spugne, eccetera. E io non oso immaginare cosa fosse Stoccolma nel 1912. Nel senso, pensiamo a una quarantina di atleti che partono e sotto un sole mortale, insomma, succede quello che succede. Non voglio dirvi cosa succede, perché insomma lo scopriremo. E poi ce n'è un'altra invece che mi piace molto, perché è un argomento che purtroppo ancora oggi è una cosa purtroppo che succede, cioè quando il potere e la politica entrano a gamba tesa nella vita dello sport, nella vita degli sportivi in generale. La storia di John Akibua, che è un velocista, un quattrocentista a ostacoli, che nel 72, contro ogni pronostico, vince la medaglia d'oro nei 400 ostacoli. Lui è ugandese, è la prima medaglia d'oro per l'Uganda, che è un paese piuttosto piccolo, e lui vince e da quel momento diventa bersaglio di vessazioni da parte del dittatore, del terribile dittatore Mindada, che è uno dei più feroci dittatori che la storia dell'Africa conosca. E anche qui c'è tutta una storia abbastanza tragica, mi rendo conto, perché poi mentre la scrivevo, la rileggevo, eccetera, si poteva veramente intuire la difficoltà nel vivere questa condizione di essere un atleta e un eroe per tutto il popolo, mentre invece per il dittatore in questione essere un nemico numero uno. Quindi campione olimpico sarà il prossimo appuntamento da non perdere su Radio Bequit con Danilo Baccarani. Danilo, prima abbiamo accennato storyteller, ormai questa parola storyteller, no? Federico Buffa ne ha fatto una professione. Però l'interessante è capire come è cambiato il modo di raccontare lo sport da quando esiste lo storytellismo, cioè... Cosa hai dovuto cambiare nel tuo modo di raccontare sport? Allora, innanzitutto, a me prima piaceva raccontare molto la cronaca, cioè quello che vedevo nel momento in cui succedeva. Io ho iniziato a scrivere così per diletto in qualche quotidiano sportivo locale e mi occupavo appunto di cronaca, quindi cercavo di romanzarla un po', perché la cronaca di una partita di esordienti o di allievi magari non è così emozionante per chi la legge poi il lunedì o il martedì, però non per i genitori, esatto. non per i genitori che però l'hanno vista, quindi, sì. Okay. Però il discorso è che sì, innanzitutto devo dire che c'è bisogno di una grande preparazione storica. Se vuoi fare questo tipo di racconto devi essere preparato, devi andare molto a fondo e soprattutto devi cercare più fonti possibili, perché comunque alla fine ci sono tante cose che vanno messe in evidenza e poi ci devi mettere un po' del tuo, perché devi un po' cercare di capire quali erano i sentimenti del personaggio. In questo caso, per esempio, Akibua, lui mi ha aiutato molto, perché lui ha scritto di suo pugno la sua vita in 12 taccuini e l'ha consegnata al suo allenatore. Il suo allenatore poi, alla morte di Akibua, ne ha fatto un documentario bellissimo che potete trovare anche su YouTube. Però sì, la ricerca, assolutamente la ricerca storica, perché poi comunque parli di sport ma non parli solo dell'evento sportivo, parli di politica, parli di società, parli di tante cose che secondo me sono sempre molto interessanti. Non basta raccontare la cronaca di un 400 metri a ostacoli, quella bene o male, insomma, basta guardare veramente YouTube e hai tutto quello che vuoi, ma comunque anche in diretta, nel senso, guardando una partita di calcio ti puoi fare la tua idea. Certo che romanzarla, diventa complicato, bisogna veramente avere anche un po' di pazienza nel riuscire a contenere la scrittura e non esagerare, perché poi a un certo punto ti fai prendere la mano, vorresti raccontare molto di più,
però parto come prima cosa veramente dalla ricerca storica. Ecco, io che insomma vorrei ricordare che Danilo, oltre che le puntate sui mondiali, no, che avevi anche curato un'edizione di Campeon, l'altra faccia della medaglia, storie sportive, e oltre all'intreccio, poi al mettere insieme, a ricamare storie diverse insieme, che poi crea forse crea proprio quello, l'interesse, no? L'aggancio da un tema all'altro, c'era anche molto però di tuo. Io ho in mente in particolare una puntata del derby tra Torino e Juventus, la famosa rimonta. Sulla tua passione, dove però ecco mi ricordo che mi aveva colpito questo particolare in cui mi era sembrato davvero di sentire il profumo del sugo nella casa di tua nonna. Ecco, quanto di questo te metti nelle tue storie, e se lo ritroveremo qualcosa anche in queste storie olimpiche? Ritroverete qualcosa anche in queste storie olimpiche, in particolare in una puntata dedicata alla pallanuoto. Sì, io cerco sempre di partire da cose che che ho vissuto. È difficile per me raccontare qualcosa che è successa nel 1912, nel 56, nel 72, perché comunque quando ci sei è più facile avere degli aneddoti da agganciare. Quello che dicevi tu appunto, legato al derby del 3-2, il famoso derby di rimonta del Toro, io lì avevo 8 anni e mi ricordo quella giornata a casa mia nonna, il sugo, poi insomma le sigarette, il caffè. Le sigarette io no, però in famiglia, diciamo. No, comunque sì, è vero, mi piace portare un qualcosa di mio, di agganciarci alle storie insomma più famose, insomma, delle mie esperienze, dei miei ricordi. Ecco, poi basta con gli spoiler, se no davvero però ecco, c'è una delle storie che racconterai, che è la storia di un personaggio molto famoso, ma non per quello che ha fatto sul campo, ecco, non diciamo quale. Poi è diventato più famoso diciamo in altri ambiti, ecco. Parte da quella fama, è quello il tuo legame? Allora, c'è da dire che quella puntata in particolare è una puntata che secondo me verrà ascoltata molto più delle altre, non so come dire, perché, vabbè, insomma, spoileriamo, si parlerà di Bud Spencer, e quindi parlare di Bud Spencer, che tutti conosciamo per i film, è una cosa insomma facile, insomma ogni tanto ridanno in televisione i film di Bud Spencer, alzi la mano chi non li guarda per l'ennesima volta. Qui invece raccontiamo delle sue imprese sportive alle Olimpiadi del 56, e soprattutto raccontiamo la storia di Bud Spencer, che è una storia incredibile, ma basta veramente leggere la pagina di Wikipedia. Vi consiglio, e consiglio agli ascoltatori a casa, di leggere la biografia di Bud Spencer. Tra l'altro, io solo per dire, forse il primo italiano sotto il minuto. Esattamente, primo italiano libri, sotto il minuto. Che uno a vederlo poi nei film non lo direbbe. Parliamo di Carlo Pedersoli. Carlo Pedersoli, no? Sì. Tra l'altro lui ha gareggiato sia nel nuoto che nella pallanuoto. Certo. Però non alle Olimpiadi. Sì, ne parlerò, sarà una puntata particolare, però mi piacerà raccontare tanto veramente il personaggio, perché è un personaggio incredibile. Allora, io mi aggancio a questi personaggi, quello che stavi dicendo, riportando il fatto che la telecronaca, raccontare nel tuo programma gli sportivi, sarà un raccontare condito, lo riassumerei così, no? Quindi non... Questo è, secondo me, il fil rouge che sta legando le nuove telecronache, ovvero una telecronaca, se tu ascolti, Nando Martellini, al finale dell'82, senti Bergomi, Baresi, e passa davanti, e passa indietro, fine, stop. Se tu ti ascolti un NBA con Tranquillo, o ai tempi quando c'era Tranquillo Buffa, ti raccontano cosa ha fatto la mamma al pomeriggio per andare ad accompagnare LeBron a comprarsi le scarpe che poi non andavano perché avevano un colore. Cioè, insomma, questa preparazione, questo condire anche di gossip le telecronache, ma con eleganza, è il nuovo modo di raccontare sport, secondo me, ed è quello che sta facendo sì che un nuovo pubblico arrivi allo sport.
prima abbiamo passato velocemente Drive to Survive, ma tante di queste chicche sportive sono chicche sportive per ingaggiare per delle piccole esche, no? Dove andremo a finire secondo te? Qual è il futuro? Allora, sicuramente quello che dici è vero, perché queste due settimane di Champions, a due telecronache totalmente diverse. Una di Callegari su Canale 5 per Real Madrid Bayern, e la stessa per Bayern Real Madrid, e Piccinini invece per Real Madrid Bayern su Amazon. Due modi totalmente opposti di fare telecronaca. Piccinini e Martellini, cioè è la cronaca, quindi è quello che vedo, vi riporto, che è un modo per raccontare, ma non è l'unico modo, per fortuna, molto 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 cioè rigoroso, però alla lunga può essere un po' stancante, diciamo. Diciamo che Piccinini ha condito rispetto a Martellini, sì, con delle espressioni, esatto, sue sono che sue, l'hanno caratterizzato, esatto, e le fa tuttora, eccezionale, mucchio selvaggio, sciabolata disperata, esatto, sciabolata disperata mercoledì sera, e le fa tutte, sì, tutte. Cioè deve, secondo me ha una spunta, una checklist, esatto. Invece Callegari, oltre al discorso che facevi tu, cioè del gossip, che poi il gossip è raccontare quell'atleta che non è solo l'atleta che sta giocando, certo. Quindi raccontare ad esempio che, per dire, insomma, è impegnato politicamente, socialmente, ha fatto un video con una cantante, è fidanzato con una rapper. Ma anche solo, sta giocando male, perché dovete sapere che ieri... Sì. No? E allo stesso tempo Callegari ad esempio ci mette una dose di statistiche infinite. Cioè l'altra settimana sono rimasto colpito, perché a un certo punto Cross fa un lancio di 40 metri e lui, senza badare al ma proprio subito dice: Cross quest'anno, in questa stagione, è il calciatore che ha giocato più palloni lunghi in tutta la stagione, che è una roba che tu dici ma non è vero, ma è impossibile. E poi effettivamente c'è dietro una preparazione certosina, perché comunque bisogna andare a vedere i numeri, andare a capire come sono stati fatti questi passaggi. Il difficile, eccetera, poi è trovare l'equilibrio, secondo me, no? Sì, nel spendere questa moneta. C'è un grande lavoro dietro, poi non puoi chiaramente buttare sulla telecronaca tutti questi dati, devi riuscire a equilibrarli Non per niente, secondo me, si va sempre più verso la telecronaca a due, se non a tre, perché c'è il Dario Puppo della situazione che spara numeri, il Rino Tommasi che ha fatto scuola, c'è il Gianni Clerici che fa poesia, chiamato a toccare di fino, rivelava le sue umili origini, no? E poi a volte c'è l'ex sportivo che ha appena smesso, per avere questo mix in telecronaca che ti rende la telecronaca divertente, precisa, tecnica, ma allo stesso tempo l'ex campione che ti dice sì, qui, quindi ti va a capire come mai ha sbagliato, perché magari in quel momento sì, lì c'è tensione, che magari... E questo secondo me è il futuro, è il vincente delle nuove telecronache. Assolutamente. La questione legata anche al discorso del dato puro e semplice che viene ribadito in certi momenti non deve essere invasivo, perché le grafiche televisive passano e ti danno tutti i numeri che vuoi. Quindi tu, mentre stai guardando la partita, è anche difficile che tu riesca a capire cosa vuol dire quel numero. Il bravo telecronista, diciamo, di questa generazione qua, è quello che quel dato te lo spiega, con l'aiuto del talent che gli sta a fianco e che gli dice: sì, guarda, per fare questa cosa qui che lui vede e fa 10 assist in una stagione, bisogna avere una visione perimetrale pazzesca ed è un campione assoluto, è così. E quindi ti condisce, come dicevi tu prima, ti condisce il dato alla esperienza di campo. Se posso chiudere il ragionamento, poi certo, mi taccio. Si andrà sempre più verso una televisione, secondo me, raccontata, emblematico è questo. La Rai è, da squalo qual è finita sul tennis. Ha scoperto che esiste il tennis perché ne abbiamo vinte due, no? Fa molta specie, stavo per dire una cosa che non si... sentire la stessa partita, come dicevi tu, commentata, sì, dalla Rai o da una televisione settoriale che fa tennis sempre, che sì, vinca un italiano o che vinca un cileno, no? Questo, secondo me... Stavi guardando Arnaldi Jarry stamattina. Io la stavo guardando, è quello che gli ho detto, perché... E l'hai guardata su tutte e due, come ho fatto io. Io ho guardato un set su una e un set sull'altra. No, non l'ho guardato sull'altra, ma mi era palese il fatto che
ogni commento capivo cosa sarebbe successo dopo, perché al commento della Rai ormai Arnaldi ha vinto questo set, ho detto se dovessi scommettere apro metto il portafoglio che Arnaldi questo set non lo vincerà. Hanno sbagliato su ogni punto. È stato abbastanza emblematico effettivamente. Io ho ascoltato, il primo set sulla Rai e poi ho messo su Sky, e su Sky c'era Barbara Rossi che faceva il talent, e io credo veramente che certe volte non ci si renda conto di cosa vuol dire professionismo. Barbara Rossi è puntuale, dice quattro parole quattro, esatto. Però ti spiega tutto e lo spiega a chi non ha la minima nozione del tennis, certo. Non dà nulla per scontato, cosa che invece purtroppo ogni tanto capita con altri talent. Barbara Rossi non credo che sia stata nemmeno mai classificata in VTA, non lo so. No, però è istruttrice di tennis. Assolutamente, ma per dire, cioè, ci sono fior di talent che vengono strapagati per dire abbastanza banalità, ecco, sì. Qui insomma si vende il loro nome e poco altro. Certo, certo, ma quello ci sta, per carità, nessuno dice il contrario, però come diceva giustamente lui, se tu vuoi fare un racconto devi darmi delle chiavi di lettura, devi spiegarmele in un certo modo. Ragazzi, io andrei avanti ore a parlare di dietrologia dello sport con Danilo, ma dobbiamo passare oltre perché... Grazie per l'invito. Grazie a te per essere stato. Ci rivediamo dentro i secondi versione standard. Quando vuoi. Direi, andiamo in pausa, ci ascoltiamo un brano. Andiamo in pausa, ci ascoltiamo un brano, poi prossimo ospite. Grazie Danilo. E grazie insomma, a voi. Ricordatevi di ascoltare, vi daremo poi tutte le coordinate per ascoltare e vedere su RBE campione olimpico. Grazie. Arrivederci a tutti.